Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale. Oggi video velocissimo su una delle problematiche del biotrituratore quando si macinano grani freschi. Abbiamo portato degli alberi, queste sono ramaglie freschissime. Sono quelle che poi piacciono a me perché queste poi nell'orto diventano subito humus, è linfa vitale per la campagna. Quindi qual è il problema? Il problema è che essendo molto fresca la ramaglia tende ad otturarsi. Adesso voi qui non vedete la copertura perché è un'operazione che ho già fatto molte volte, quindi volevo farvela solo vedere. Adesso sto lavorando così senza questa copertura davanti, non è un problema di sicurezza perché il vaglio è saldo, però mi serve per farvi vedere. Vedete, si otturano i fori. Adesso lo apro e vi faccio vedere quello che c'è dentro. Se dovete fare la stessa operazione, mi raccomando, non vi spaventate se questo non si apre con le mani. Io sto usando un piede di porco, purtroppo. Il problema è che quando si riempie di materiale qua dentro, la lamiera si deforma e quindi non esce poi dai suoi prigionieri. Dunque adesso lo svito e vi faccio vedere. Mi spiace che il video verrà un po' mosso, ma sono solo e sono qui in campagna. Ecco, sono riuscito ad aprirlo con due mani. Vedete, dentro si forma questo agglomerato. Mi raccomando, a motore spento fate questa operazione perché lì ci si lascia le mani, neanche a dirvelo. Semplicemente bisogna ripulire dentro con le mani. I martelli ovviamente si fanno girare perché così funziona a non ferirvi, si pulisce il tutto. Una volta che si sa questa cosa è un'operazione da 2-3 minuti e poi si torna a lavorare ovviamente, ma se non si sa si impazzisce. Io ho provato anche a svitare l'ispezione laterale, solo che ci entrano soltanto due dita e quindi non si risolve il problema. Ecco, è stata proprio una clip brevissima, ci tenevo a farvela vedere perché se usate questa, ma penso che sia un problema un po' di tutti, con le ramaglie fresche c'è questo problema di intoppo. E i problemi vengono fuori mano a mano che si usano. L'anno scorso ne ho avuto soltanto un paio di volte questo problema, pensavo fosse una cosa sporadica, invece quest'anno si vede che le ramaglie sono veramente molto fresche, le abbiamo tirate giù ieri, e quindi ogni quarto d'ora di lavoro devo fare questa operazione qua. Vi ringrazio per essere stati con me, spero che questo mini video vi sia stato utile e vi auguro una buona giornata.